Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuikoden 5 e oggi, signori, si recluta. Finalmente inizia un'altra tranche molto grossa di reclutamenti. E ci sono dei reclutamenti specifici che dobbiamo fare in questa situazione e soprattutto in questo frangente, perché non dico che potremmo perderli, perché comunque si potrebbero effettuare anche più in là, ma questo è il momento migliore per distribuire gli eventi durante tutto il gioco. Quindi andiamo a cambiare i membri del party, perché dobbiamo portare con noi due personaggi nello specifico per reclutare, e li metteremo nell'entourage, ovvero Marron e Murron. Marron. E successivamente Murron. Perché dobbiamo portarci loro due? Semplicemente perché qui nel frattempo mi porterei una Zerase, così me la tengo solo così per precauzione, mettiamola così. Dobbiamo portarci loro perché si inizia adesso finalmente a reclutare i castori. Si iniziano a reclutare i castori. Allora, qui ho la runa del potere. Ecco, però la runa del potere io ora la toglierei. Sì, perché abbiamo scoperto finalmente dove si trova la runa dell'ira. Quindi la runa del potere io adesso la leverei. Ok, così farmeremo, perché adesso ci sarà possibilità di farmare soldini. Anzi, a proposito di farmare soldini, ci portiamo nell'entourage anche il nostro amico Egbert. Ok, così possiamo trovare più poche. Allora, dove si va? Ovviamente, se parliamo di castori, vi ricordate che c'era un castoro che noi dovevamo reclutare, che però ancora non aveva intenzione di fare nulla perché lavorava alle saune. Ma ora che i castori hanno ufficialmente unito il loro percorso a quello degli esseri umani, possiamo convincere appunto un altro membro dei castori, che non è qua ma è dall'altro lato. Bravo Joe, complimenti. Possiamo convincere finalmente un altro castoro, dato che adesso appunto i castori fanno parte del nostro esercito, a venire al castello, perché adesso abbiamo la scusa per poterli reclutare. Eccola qua. Oh, un altro cliente? Scusate, ma non c'è acqua calda, oggi siamo chiusi. Sorella. Oh, Murron. Non ho mai visto mia sorella con uno sguardo così angosciato. Cosa? Sorella? Allora, Marron è il più vecchio, poi viene mia sorella Mirron e infine io. Mirron ama le terre e adesso le sue preziose sorgenti calde hanno dei grossi problemi, per questo è angosciata. Eh? L'acqua delle sorgenti calde sale dal sotterraneo, forse è successo qualcosa alla fonte, oppure... Andiamo a dare un'occhiata. Cosa? Davvero? Grazie mille! Grazie, grazie! Allora, dove viene normalmente l'acqua delle sorgenti? Potete passare da quella porta per andarci. Ok, andiamo. Ok, anche Mirron si è unita in squadra, solo che vabbè, Mirron è ovviamente completamente scarsa. E noi possiamo scendere. Oh, qui c'è un forziere che non ricordavo ci fosse. Aspettate, Dio. Vedete? Madonna mia, le inquadrature in questo gioco sono terribili. Sono tremende, ma... Scusami, ma... Ci potevo andare a piedi, ecco, effettivamente. Sandali... Sandali defaticanti? Vabbè, comunque, come potete notare, il fatto che questi siano side quest lo riconoscete dal fatto che non c'è più ad accompagnarmi Leon, ma c'è il personaggio in questione. Quindi questa effettivamente è una side quest, a differenza della volta scorsa che avevo chiamato erroneamente la missione del faro come side quest. Oh. Ecco qua. Qui dovrebbero esserci tra l'altro degli scontri occasionali e non ho portato Alzared. Cacchio. L'acqua calda arriva da qua.
Manca una goccia d'acqua. Proprio come sospettavo. Dovremmo fare dei controlli più approfonditi. Pare che i nostri controlli ci porteranno sottoterra. Bene, andiamo. Qui effettivamente avrei dovuto portare almeno Alzared. Perché ci saranno scontri casuali, però dipende il livello. Cos'è questo vapore? Oh, c'è dell'acqua calda? Ehi, voi, vi conviene stare indietro? Cos'è successo qui? Beh, un piccolo incidente, diciamo. Stavamo scavando per ampliare il tunnel, ma abbiamo perforato un canale delle sorgenti calde. Cosa? Ma certo, ecco perché non veniva più acqua. Oh, santo cielo. Siete della locanda termale che sta nel villaggio di Yashuna? Ah, già, avevo sentito parlare del castoro che lavorava per la locanda. Ci dispiace da morire, non volevamo. Accettate le nostre scuse, giuriamo sul nostro errore che rimetteremo a posto le sorgenti calde. Ma non subito, purtroppo. Ah, quanto pensate di metterci? Ottima domanda. Abbiamo fatto un bel pasticcio, sapete? Direi più di una luna. Capisco. Che dobbiamo fare, sorella? Beh, sorella, non fare quella faccia triste. Triste? A me non sembra triste. Io conosco mia sorella. Vieni al castello di Alba. Ti costruirò delle terme lì, così potrai lavorarci. Per voi va bene, vero principe? Grazie mille. Che fortuna, vero sorella? Grazie mille, farò del mio meglio. Ecco, è così, grazie a questa piccola side quest. Mia sorella sorride di nuovo, ora sì che sono contento. E adesso così possiamo... Ma non stava sorridendo sin dall'inizio? Per me sì. Ok, e qui praticamente abbiamo completato questa side quest. Inoltre, questo posto di queste sorgenti termali è un'ottima zona per livellare, se volete livellare. Guardate, ho fatto uno scontro dove praticamente il protagonista è morto e guardate, sono saliti tutti a livello 40, oltre il 40, quindi... tanta roba, mi sa che qui livellerò un po'. Ok, siamo usciti. Ho farmato veramente poco in realtà, cioè ho portato praticamente a livello 45, che bene o male è il risultato ideale in questo caso. Non voglio rushare troppo, non voglio expare troppo, perché poi si perde anche un pochettino il gusto. Ma detto ciò, abbiamo reclutato un altro castoro. Adesso invece dobbiamo tornare indietro perché con questi tre castori che abbiamo reclutato ce n'è un altro che adesso si aggiunge alla combriccola, perché giustamente poi tutti i castori adesso sono nostri alleati, quindi di conseguenza è giusto parlare e dire come stanno le cose. Per cui oggetti importanti. E andiamo al villaggio dei castori. Qua ovviamente musica triste, perché giustamente sono stati attaccati, casino e tutto, eccetera, eccetera. E ora dovrebbe il nostro amico apparire, se non sbaglio, da questo lato, giusto? Dalla parte più bassa della mappa. Eccola qua. Se non sbaglio era lei, Merron. No, la nostra casa è bruciata come un cerino. Siamo in guai grossi. Chissà se mio fratello Mor lo sa. No, mi sa che non eri tu. Ci sono tutti nel party, vero? Mirron, Murron e Marron. Sì. Ah sì, è lei che dice chissà se mio fratello lo sa. Ok, quindi adesso che tuo fratello lo sa, noi possiamo uscire e dobbiamo ritornare, se vi ricordate bene, a parlare con il castoro che si trovava nelle miniere di Basca. Ora non so se ve lo ricordate, che io forse qua le miniere di Basca
Non ci posso andare, perché ci devo andare con la barca, giustamente. Quindi dobbiamo salire. E andiamo in barca. Quindi ah già, adesso è cambiato la disposizione del villaggio. Cioè del villaggio, del castello in realtà. E forse la barca si trova qua sotto ora, vero? Perché adesso si può scendere. E la barca si trova qua sotto, se non erro. Ecco, qua ci sono le terme, Barrows, base circolare. Non mi ricordo se si trova da un'altra parte. Mappa, ammiraglio. Questa era l'infermeria. Eccola. No, questa è l'agenzia Detective Oboro. Cazzo faccio. Mi sembrava la nave, ho sbagliato. Oddio, ora dov'era la nave? Madonna, io ogni volta sto castello mi... non mi so orientare. Non mi so orientare più. Una volta che so dove andare, poi a un certo punto non lo so più. Vedete ragazzi, qui c'è qualcosa di nuovo. Ovvero il ristorante. Sì, qua ci arriveremo presto, eh. Qui ci arriveremo presto, perché adesso finalmente Rezzo potrà essere reclutato. Allora, io non mi ricordo. Ecco, biblioteca, che qui posso lasciare i libri. Ammiraglio, aspetta. Forse era ammiraglio? Ah no. Oddio, non mi ricordo più dove si prende la nave, ragazzi. Vi giuro, non me lo ricordo più. Sono completamente senza orientamento qua. Sable, Lord Lake. Qua ci sono tutti i nostri alleati, diciamo. Josephine. Allora, è buono da un lato perché ci sono le varie, diciamo, le varie scritte fuori dalla porta, quindi magari uno già sa dove andare. Però credo che a sto punto la base della barca si sia spostata dall'altro lato, mi sa. Ah, perché c'era anche la possibilità di fare la pesca. Quindi non vorrei che... Perché sì, ragazzi, c'era... Ecco, vedete, qui c'è il nuovo molo. Questo sarebbe il giardino in realtà. E qui avremo un altro personaggio che si occuperà del giardino. Quindi non è qua. Ragazzi, un attimo, mi dovete dare 2 secondi di tempo. Ok, finalmente ho trovato dove si prende la barca. Ora finalmente l'ho trovato. Allora, noi dobbiamo andare qui alle miniere di Basca. Dobbiamo andare alle miniere di Basca perché il castoro che dobbiamo reclutare, se vi ricordate, è quello che praticamente era tutto rocchettaro e che non ci rivolgeva la parola. Eccolo qua. Morron, sei tu? Che ci fai qui? Marron. Capisco, ancora non ho imparato che non ci si può fidare degli umani. No, ascoltami. Silenzio, ho già sentito abbastanza. Gli umani che hanno creato questa orribile fortezza, i castori che li hanno aiutati, sono tutti uguali, indegni. Ora porta via questi insulsi umani. Morron. Sì. Noi continuiamo a parlare. Cosa? Il villaggio dei castori è andato a fuoco. Questa è la bugia più sfacciata che abbia mai sentito. Vedete, lui non ci crede. Chiudete il becco e levatevi di mezzo. Cambierà frase per un paio di volte. No, forse già abbiamo triggerato... Ok, abbiamo triggerato il dialogo che ci interessava, ovvero quello del villaggio. Quindi torniamo indietro. E dobbiamo ritornare adesso al villaggio dei castori. Perché adesso al villaggio dei castori dobbiamo reclutare sua sorella, Merron. Comunque sì, la barca si trova praticamente a sud, quindi è un bordello incredibile andare a prendere la barca. Ecco, ve lo faccio vedere così
magari se qualcuno volesse vederlo, dice ok, so dove prendere la barca, che poi in realtà non è neanche tanto male dall'ingresso principale, perché qui adesso vedete sono praticamente dove c'è Vicky, quindi non è neanche tanto male. Ritorniamo al villaggio dei castori. Lo so, purtroppo qui alcuni personaggi dovremmo fare avanti e indietro per reclutarli. Lo so. Purtroppo sì, è così la situazione. Qui ovviamente musica triste perché il villaggio è tutto distrutto, vabbè. Classic Shikoden. Allora, scendiamo e riparliamo con la sorellina. No, la nostra città siamo in... Chissà se mio fratello Morro lo sa. Ecco qua. Adesso noi... Parli di Morron? No? Conosci mio fratello Mor? Portami da lui, portami da lui, portami da lui. Ecco qua. E lei è entrata in squadra, solo che adesso siamo pieni. Per cui purtroppo Egbert... Tanto qua non dobbiamo combattere, per cui Egbert torna a casa. Ok, usciamo di nuovo e adesso dobbiamo ritornare. Sì. Sì, ragazzi, qua purtroppo c'è un po' di via e vai che siamo costretti a fare. Però, ovviamente ve lo faccio vedere perché è giusto, dato che questa è una guida, comunque sia io la interpreto come una guida, io ve la faccio vedere, giustamente. Ah, qui ancora non ci possiamo andare. Ok, sì, queste sono le segrete in teoria. Vabbè, pensavo si fosse già sbloccato il passaggio. Invece è col livello in più. E con il prossimo ampliamento del castello. Ok, scherzavo. Quindi bisogna scendere per forza da qua. Ok, ritorniamo alle miniere di Basca. Allora, andiamo di qua. E adesso parliamo nuovamente col castorino. Ecco. Morron. Meron. La nostra casa è bruciata come un cerino. Siamo in guai grossi. Ma che ti succede? Credi anche tu alle bugie degli umani, Meron? Morron, smettila. Cosa? Morron, tu verrai con me. Vieni con me. Vieni con me. Ok, d'accordo. Calmati però, eh. Ok, adesso anche lui è entrato, quindi togliamo Belkut per il momento. Ecco qua. E adesso dobbiamo ritornare al villaggio dei castori. Per fargli vedere praticamente che è tutto vero. Ok, qua skippiamo. Qui ritorniamo indietro. Ora sono preoccupato per il prossimo reclutamento, perché in realtà io non ho fatto tante pesche, cioè nel senso tante gare di pesca rispetto all'ultima volta, quindi potrebbe effettivamente non triggerarsi il prossimo reclutamento, eh? Vedremo se apparirà. Spero di sì. Però vabbè, vedremo. Allora, villaggio dei castori. Let's go. Ecco qua. Adesso ci crede. Ma che diavolo? Tu, sei stato tu a farlo, vero? No, no! Ha ragione, non è stato il principe. Morron, sono stati gli uomini di Lord Godwin a condurre questo attacco. Il principe è venuto a difenderci. Per questo l'anziano è in salvo. Lo sapevo, ci siamo fatti coinvolgere in un conflitto tra umani. Dici che il principe è venuto a difenderci, ma stai scherzando. Se pensate che gli umani siano dalla nostra parte, vuol dire che Marron e Murron sono stati ingannati per bene. Ne ho abbastanza. I castori sono caduti troppo in basso. Ne è abbastanza. Sei tu che sei scappato. Marron. Scappato. Io. Esatto. Bada a quello che dici. Morron, basta, basta. Fratello, calmati. Morron non è l'unico.
tutti i castori sono scappati in preda alla paura. Per questo è successo quel che è successo. Insieme all'anziano abbiamo capito quel che stava accadendo e abbiamo deciso di combattere insieme al principe. Siamo convinti che questa sia la scelta migliore per i castori. Morron, cosa hai intenzione di fare? Cosa ho intenzione di fare? Voglio che Morron stia con noi. Merron. Ok, ho capito. Beh, veramente no. Non ho capito per niente, non mi interessa neanche capire. Però una cosa la so. Io non sono un castore che scappa in preda alla paura. Ehi, umano, non ci ho capito niente, ma ti darò una mano lo stesso. Faresti bene a ringraziarmi. Sei proprio uno sbruffone. Morron, smettila. Principe, sappiamo che a volte può essere davvero fastidioso, ma è un buon castoro. Prendetevi cura di lui. Merron, allora cosa hai deciso? Credo che sappiamo già la risposta. Già, ci siamo tutti. E qui abbiamo reclutato finalmente gli ultimi castori rimasti. I fratelli sono di nuovo riuniti in amore e armonia. Già, dobbiamo andare a prendere Merron e Morron. Principe, se per voi va bene, noi torniamo al castello. Tra l'altro, se notate, loro sono praticamente in 5. Se tutti e 5 li mettiamo a combattere nel party, faranno un attacco speciale tutti insieme. No, no, no! Cioè, per questo ogni volta facevo no, 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 no! Mi veniva in mente la canzone dei Black Eyed Peas. Allora, loro in teoria sono quasi come, diciamo, la similitudine con gli scoiattoli di Shuikoden, no? Per chi se li ricorda, in Shuikoden 2 ci sono gli scoiattoli Mukumuku, Mikumiku, Mekumeku, eccetera, eccetera. Loro, come castori, in teoria, è come se si sostituissero a loro. Solo che in Shuikoden soltanto Mukumuku era la stella del destino, quindi quello che bisognava reclutare. Mentre invece tutti quanti gli altri non erano stelle del destino. Si potevano reclutare, però non erano stelle del destino. Quindi questa è una cosa molto 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 importante da sottolineare. Ok, detto ciò, adesso devo vedere se si triggera il prossimo. Se si triggera il prossimo reclutamento. Qua spero veramente di avere un po' di fortuna. Spero di avere un po' di fortuna. Decisamente spero di avere un po' di fortuna. Spero di avere... Madonna mia, che palle. Spero di avere un po' di fortuna, perché il prossimo reclutamento è un reclutamento randomico, nel senso può apparire sia da una parte del castello sia da un'altra parte. Allora proviamo a vedere se spunta da questo lato, ovvero di qua verso il ritorno al lago Ceras, perché potrebbe spuntare in entrambe le direzioni. Però aspetta, ma da qua ora ci posso andare? Forse da qua non ci posso andare più. Allora, per questo reclutamento, tra l'altro, se non ricordo male, era importante aver reclutato la tartaruga. La tartaruga è una gigante, ovvero Geno. Quindi, se voi avete già reclutato Geno, forse c'erano più probabilità. Si dovrebbe reclutare anche Levi, però credo che Levi non sia obbligatorio adesso, anche perché Levi si recluta molto più in là. Quindi vediamo se spunta. Oh, sì, eccolo. Eccola, anzi, perché in realtà è una femmina. Oh, che culo. Eccola. Crrrr. Esatto, combattimento. Boss fight, tra l'altro, eh. Però avete notato che questo nemico aveva la faccia. Qui
quindi è un personaggio reclutabile in realtà. Here we go. Prince. Oddio, me la ricordavo più forte. Sfera ululante. Che non mi ricordo cosa faccia, perché non lo ricordo proprio. Calma, calma, non c'è bisogno di scaldarsi tanto. Ecco perché serviva lui. Sei venuto per dirci qualcosa, giusto? E allora avanti, diccelo. Ah già, capisco. Questo serpente si chiama Byakuren. Ha vissuto in pace per molti anni in questo lago. Poi all'improvviso siete arrivati voi umani col vostro fracasso. E come se non bastasse avete cominciato ad inquinare l'acqua, a rubare il cibo. Una tristezza. Ha provato a spaventarvi per farvi andare via, ma siete troppo forti per lui. Perciò ha deciso di andarsene. Ottima idea. Mi piace avere nei dintorni altre creature con cui parlare. Tu che ne dici? Un bestione della tua stazza non trova facilmente un nuovo posto dove stare. Vabbè, quindi tutto in serpentese. Ha detto che odia l'idea di lasciare il lago in cui è cresciuto. Rimarrà qua per un po' e vi darà una mano. Fantastico! E abbiamo reclutato anche Byakuren. Il reclutare le creature in realtà era una cosa frequente, anche in Shukoden 2, per esempio. Perché noi in Shukoden 2 avevamo praticamente Badoo, che era l'indiano, praticamente, per chi se lo ricorda. E infatti, come potete vedere adesso, entrambe le creature stanno praticamente qua. E tra l'altro queste creature, entrambe, occupano due slot del party. Quindi in teoria è come se avessimo praticamente sei personaggi, perché loro due valgono per due, quindi 2, 2, 4 e poi altri due, che in questo caso siano il principe e Leon. Detto ciò, finalmente... Oh, madonna, sono stato comunque abbastanza fortunato, perché non è detto che spunti subito. Byakuren potrebbe anche non spuntare subito. Tra l'altro, se non dovesse spuntare subito, con Geno in realtà le probabilità aumentano, ora che ci penso. Però se voi non avete reclutato Geno, o comunque volete tentare di reclutarlo a Byakuren, potrete farlo. Però dovete fare attenzione, perché se non lo battete e lui praticamente riesce poi ad andare via, dopo un po' non appare più. Quindi potreste effettivamente perderlo. Quindi o lo affrontate con la sicurezza di poterlo battere, oppure no. Quindi fate molta attenzione. Ok, detto ciò, Raftfleet, perché come vi avevo anticipato poco fa, adesso è arrivato il momento di reclutare Rezzo. Quindi finalmente abbiamo lo chef a disposizione del nostro castello. Perché appunto, liberando lo spazio del castello, si è aperto il ristorante. Vostra Altezza, cosa gradite oggi? Io? Il vostro invito mi onora, ma io ho una missione da compiere. Quando studiavo da chef, il mio maestro preparò un piatto delizioso chiamato sashimi di pesce mitologico. Era assolutamente squisito, un piatto davvero unico. Le pietanze che servo qui sono delle sbobbe se paragonate al gusto paradisiaco di quel sashimi. Un giorno riuscirò anch'io a preparare il sashimi di pesce mitologico. Ma poche persone hanno mangiato o addirittura visto il misterioso pesce mitologico d'acqua dolce. Speravo di poterne trovare uno a Falena, dato che è piena di fiumi, ma finora mi è andata male. Però, con le guerre che affliggono la nazione, sto pensando di trasferirmi altrove. E ovviamente non sopporterei che accadesse qualcosa alla mia bellissima figlia. Ecco, capito? Quindi praticamente è un pesce d'acqua dolce. Questo in realtà è un suggerimento per noi, perché il nostro castello dove si erge? Su un lago. E il lago ovviamente è acqua dolce. Quindi dobbiamo pescarlo all'interno del nostro lago. Esatto, con le gare di pesca che si possono fare con l'UN avremo la possibilità di pescare questo pesce particolare, che dovrebbe essere tradotto come pesce strano nella lingua italiana, se non erro, perché era strange fish in inglese, quindi in teoria dovrebbe essere pesce strano da noi in italiano. Comunque bisogna pescare qua, purtroppo mi sa che perderò un po' di tempo.
E dovremo catturare questo pesce strano. Una volta catturato il pesce strano, dovremo portarlo a Rezzo, che lo riconoscerà come pesce mitologico e quindi si unirà al gruppo. Quindi andiamo da Subala, non da Lun, scusatemi. Ecco, vuoi andare a pesca? Sì. E qui, ragazzi, dobbiamo trovare il pesce. Dobbiamo trovare il pesce raro. Per cui. Ok. Ho preso il pesce strano. Quindi, in teoria. Però non so se devo completare la gara. Io ho annullato la gara, ma spero che una volta preso il pesce me lo consideri. Oh no, forse non me lo considera più. Pinne pesce. No, cacchio. Mi sa che devo finire la gara. Peccato, l'avevo trovato il pesce. Niente, riprendiamo. Ok, abbiamo vinto e questa volta ho preso nuovamente il pesce. No, non mi va di fare un'altra sfida. E possiamo uscire. Sì. Ora dovrebbe apparirmi il commento del pesce strano. Eccolo qua. Cos'è, principe? Avete preso un pesce strano? Non avevo mai visto un pesce del genere, perciò l'ho pulito e l'ho assaggiato. Aveva un sapore orrendo. Ho provato a mangiarlo crudo, bollito, fritto. Niente, faceva sempre schifo. Datemi retta, sbarazzatemene al più presto. Ecco, noi invece questo pesce lo dobbiamo consegnare a Rezzo, perché questo pesce strano è esattamente il pesce che stava cercando. Questo, diciamo che sarebbe l'indizio, in teoria, no? Perché appunto Rezzo diceva che questo era un pesce squisito, il sashimi era perfetto, tutto, mentre invece Subala ti dice no, fa cagare, buttalo, quindi è un pesce di merda. Quindi a te non ti viene da pensare che effettivamente si sta parlando del vero pesce che sta cercando Rezzo. Invece noi adesso con questo pesce andiamo da lui, glielo consegniamo e lui finalmente accetterà di lavorare per noi. Ecco qua. Beh, sa cosa vi gradite oggi? Te, becca di sto pesce. Cos'è? Non può essere. E invece sì. È il pesce mitologico che ho cercato tanto a lungo. Eccola la figlia. Cosa? Davvero? Con questo pesce posso finalmente preparare i sashimi di pesce mitologico. Ma è fantastico, padre. Oh. Che c'è? Ha un gusto cattivo? Questo pesce? Impossibile, lo userò subito per preparare del sashimi. Shumin, oggi restiamo chiusi. Ok, d'accordo, padre. È terribile. Mi viene da vomitare. Basta, hai fatto la tua parte. Ma non puoi lasciare quel povero pesce. Vostra Altezza, grazie per i vostri sforzi. Ma dov'è che ho sbagliato? Quando il mio maestro aveva preparato il sashimi di pesce mitologico era buonissimo. Vostra Altezza, portatemi dove avete trovato questo pesce. Ve ne prego. Vengo anch'io. Ok, ora qui loro sono entrati in squadra. E possiamo tornare al castello. Quindi torniamo ovviamente dove c'era la possibilità di pescare. Dove praticamente ci sarà un colloquio tra Rezzo e Subala. E dopodiché Rezzo con sua figlia finalmente si uniranno al party. Così finalmente tutti questi personaggi che erano rimasti da tempo indietro, che dovevamo reclutare, che io vi dicevo poi li recluteremo eccetera eccetera, adesso finalmente si possono reclutare. Il pesce mitologico. Però se venissimo colpiti durante le battaglie è tutto a posto, padre. Voglio che tu diventi il miglior chef del mondo, più bravo del tuo vecchio maestro. Shumin,
E poi questo è il castello del principe, di sicuro lui ci proteggerà da qualsiasi pericolo. Vero principe? Già, capisco. Vostra Altezza, mi avete chiesto di diventare lo chef del castello, vero? Beh, accetto. Sarà qui che capirò il segreto del sashimi del mio maestro. Olè, due al prezzo di una. Adesso dobbiamo prepararci ad aprire un nuovo negozio. Avremo molto da fare, Shunmin. Sì, padre. Ok, hanno lasciato la squadra e ora tutti gli ingredienti che io finalmente avevo accumulato li posso portare a lui, perché lui potrà prepararmi il cibo in base agli ingredienti che gli porto, che posso portarli, diciamo, come oggetti del gruppo per curare i miei alleati. E sono molto più utili i cibi qua rispetto al rispetto alle medicine o alle mega medicine. Quindi io ora vado a prendere tutti i miei materiali, glieli porto e poi ci vediamo col prossimo reclutamento. Perfetto, una volta fatto questo c'è un personaggio che era rimasto in sospeso e che dobbiamo recuperare. Quindi andiamo da Luserina e mettiamo nell'entourage il nostro amichetto, com'è che si chiamava? Eccolo qua, Sorensen. Perché adesso è arrivato il momento di reclutare il maestro, ovvero Babbage. Quindi andiamo ad Estrise. Ovviamente l'ordine lo potete scegliere voi di reclutamento, eh? Cioè io sto andando in ordine in base anche a come me li ricordo, perché alcuni personaggi ovviamente si possono reclutare solo quando il castello avanza di livello. E ora che il castello è di livello 2 possiamo reclutare i personaggi. Ecco qua. Questa rotella è davvero carina. Wow, mi piace come si muove questa. Lu, che stai facendo? Oh, l'assistente numero uno. Che novità ci sono? Novità? Dimmi piuttosto cosa è successo qui. Se vuoi spassartela, almeno rimetti in ordine. Uffa, io non faccio così. È più divertente essere spontanei. Oh cielo, che dobbiamo farci con te? Non è facile come si può pensare, soprattutto senza il mio assistente. Ma non doveva triggerarsi... No, forse c'era qualcosa che io sto dimenticando. Aspetta, forse c'era... Ah, ho capito cosa ho scordato. Dobbiamo andare nella... Sì, ok. Ho capito cosa è successo. Prima di andare qui ad Estrise, dobbiamo andare nella sala del castello che si chiama Rotelle, che adesso però non ricordo dove si trova. Quindi la cerco e ve lo dico. Eccola qua, l'ho trovata. Allora, me la ricordavo effettivamente dove si trovava, perché è vicino all'infermeria. Quindi praticamente il piano tutto in basso e poi subito nel corridoio a destra. Ecco qua. Cos'è? Incredibile, una struttura meccanica fantastica. Se solo potessi farla vedere al professore. Ecco. E qui adesso possiamo tornare dal professore. Quindi vedete, si trova esattamente praticamente al piano più basso. Oddio, di qua cosa c'era? Ah, ok, sì. No, non mi interessa salire da qua. Posso salire direttamente da questo lato. Esatto, da qui e poi saliamo. Ecco, ora possiamo andare ad Estrise, perché adesso giustamente dobbiamo far vedere questa sala al maestro. Quindi andiamo ad Estrise. Me l'ero dimenticato sto pezzetto, vedete? Cioè io poi le cose me la ricordo praticamente dopo che le faccio. Cioè la mia è tutta una memoria... una memoria pratica, nel senso quando faccio le cose io poi mi ricordo che devo fare.
Ok. Professore! Sì, che c'è Sorensen? Dai, dimmi. Professore, c'è un sistema di rotelle nel castello di Alba del Principe. È un sistema dei Sindar ed è davvero eccezionale. Professore? Che c'è Sorensen? Dobbiamo darci una mossa. Andiamo? Sì, professore. Ecco qua. E ora torniamo indietro. Ovviamente per quanto riguarda Lu, ovvero la bambina, si potrà reclutare pure, eh? Non vi preoccupate, non ce la stiamo dimenticando. Lei praticamente la potremo reclutare subito dopo, perché lei deve avere, cioè bisogna avere nel party praticamente Sorensen e Babbage. Quindi prima dobbiamo reclutare lui, Babbage, e poi dobbiamo reclutare Sorensen e poi dobbiamo reclutare Lu. Quindi è una cosa, diciamo, in ordine che si deve fare purtroppo. Allora, andiamo da questo lato e qui c'è praticamente la stanza rotelle. Ecco, professore. Forse oro. No, sempre pietra. Che abilità costruttiva. Sembra quasi impossibile. Sì, è un vero mistero. Sorensen. Sì, professore. Dammi una mano, gira quella rotella. Cosa? Credo che la ruota d'acqua esterna alimenti questo ingranaggio, perciò c'è solo una cosa da fare, giusto? A cosa serve una rotella se non gira? Non sei d'accordo, Sorensen? Ovviamente, professore, mai parole furono vere. Oh, ha imparato molto, Sorensen. Ok, facciamolo. Sì, Prof. Babbage. Ecco qua. Ok, adesso... praticamente dovremo aspettare un po'. Ora non ho tempo. Sto parlando con i Sindar attraverso questo ingranaggio. Non ho tempo per le chiacchiere. Sì, dobbiamo aspettare un po'. O forse, aspetta, forse ero io che dovevo attivare. Ah sì, qua è dove posso mettere le statue. Vedete, perché noi praticamente dopo questo colloquio praticamente avremo l'ascensore funzionante. Quindi ci sta. Va bene, quindi per il momento li dobbiamo far lavorare. Appena finiranno di lavorare, recluteremo Babbage. E con Babbage e Sorensen nel party dovremo andare da lui a reclutare anche lei. Quindi per il momento, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare i reclutamenti, perché non è finito, ragazzi. Non è ancora finita. Allora, a questo punto dobbiamo portare Bernadette nel party. Yes. Prendiamo Bernadette e dobbiamo ritornare praticamente a Nirva. Però a Nirva forse... No, ci dobbiamo andare da Estrise, credo. Credo che non ci possa andare da un'altra parte. Quindi andiamo ad Estrise e poi a Nirva. Anche perché Vicky non può teletrasportarmi a Nirva per il semplice fatto che lì non ci sia una mappa di gioco. È solo la città che noi abbiamo a Nirva. Quindi, e neanche con la barca ci possiamo andare, perché lì siamo in oceano e non su fiume. Quindi sono due cose completamente diverse. Però in teoria noi a Nirva ci possiamo andare da qua. Esatto. Sì, dobbiamo andare. Oh, ecco qua. Vice Capitano Bernadette, è Sua Altezza il Principe di Falena. Ok, basta con i convenevoli. Che succede? Sì, beh... Ci avete sentito? Riconsegnateci immediatamente il nostro capo, brutti terricoli. Riconsegnatecelo, siete responsabili delle terribili cose che faremo a questo moccioso. Ho paura, salvatemi! Come avete sentito, hanno preso quel bambino in ostaggio ed esigono il rilascio del loro capitano.
Sarà di certo il capitano dei pirati che abbiamo catturato al grande faro. Già, che dobbiamo fare? Nessun negoziato con i criminali, è una regola infrangibile. Non possiamo liberare il capitano dei pirati. E l'ostaggio? Ovviamente ci impegneremo con tutte le nostre forze per liberarlo. Oh no, non se ne parla proprio. Ci avete già dato un aiuto enorme giù al grande faro. Non possiamo chiedere altri sacrifici a vostra altezza. Ci pensiamo noi. Questo lo dite voi, ma avete un piano? Beh, noi... non so, ma ci viene in mente qualcosa per risolvere questo problema. Sì, certo. Ok, vabbè. Allora, a questo punto noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ritornare dalla nostra amichetta, con la nostra amichetta che praticamente utilizza le voci, perché appunto ci serve lei in questo caso, perché lei, se vi ricordate, modifica la voce, quindi ci può aiutare a ingannare quei pirati. Eccola qua. Posso fare qualcosa per aiutarvi? Il ragazzo che è tenuto in ostaggio veniva sempre ai miei spettacoli. Faccio qualsiasi cosa per salvarlo. Vostra Altezza, siete sicuro di voler coinvolgere i cittadini? Tu sei la famosa burattinaia che sa imitare qualsiasi voce, vero? Cosa? Sì, beh, non so se sono famosa, però è vero che sono una burattinaia. Potrebbe funzionare. Posso davvero fare qualcosa? Vi prego, lasciate che vi dia una mano. Dici sul serio? Sì. Vostra Altezza. Ok, aiutaci. Ecco qua. Ho portato con me il vostro capo. Liberate l'ostaggio come avevate promesso. Ehi, come faccio a sapere se è davvero il nostro capo? Fammelo vedere in faccia, presto. Sciocco, non mi riconosci? O forse stai cercando di umiliarmi? Qual è il problema, eh? È la voce del capo. Già, non c'è dubbio. Se siete soddisfatti, facciamo lo scambio. Liberate il bambino quando io libero il vostro capo. D'accordo. Via. Forza, ragazzo, fuori di qua. Presto, corri! Mamma! Eh? Quello è il nostro capo. Sa che possiamo ancora usare l'ostaggio, perciò non vuole ritaglielo. No, fermo, lasciami andare. Eh? Ale. Non è il nostro capo, è una donna? Oh, la burattinaia! D'accordo, andate. All'assalto, marinai! Catturateli! Dannazione, ci avete ingannato! Mamma! Ecco qua. Grazie, grazie mille! Non è stato niente! E invece è stato tanto. Ottimo lavoro, Kisato. Non avremmo potuto risolvere il problema senza il tuo aiuto. Che c'è che non va? È che ecco, ora che è tutto finito sono abbastanza terrorizzata. Allora, qui va bene. Lei adesso dovrebbe essere ritornata, diciamo, nella sua zona. Quindi noi dovremmo... Sì, quindi noi adesso la dobbiamo andare a riprendere e la dobbiamo portare al castello. Oh, Vostra Altezza, mi dispiace per ieri, sono davvero imbarazzata per come sono crollata alla fine. Ma non avrei mai creduto che sarei riuscita a fare una cosa del genere. Solo a pensarci mi sento svenire. Però mi ha dato una bella iniezione di fiducia. Credo che non ci sia nulla di male, vero? Mm,
beh, non mi sarei mai sentita così se non fosse stato per Vostra Altezza e Bernadette. Se c'è qualcosa che posso fare per aiutarvi, sarei felice di farlo. Ok. Non ho nessuna esperienza, ma sarebbe un onore lavorare per voi. Ok, perfetto. Ora, vedete, lei praticamente è diventata già nostra amica perché l'abbiamo reclutata, però dobbiamo metterla al sicuro, tra virgolette, quindi dobbiamo necessariamente ritornare al castello. Anche se, in realtà, i reclutamenti qui non sono finiti. Quindi dobbiamo necessariamente ritornare alla nave, purtroppo. Lo so, questo è un passaggio obbligato. Purtroppo questo è un passaggio obbligato. Tra l'altro, adesso a lei, alla nostra diciamo marionettista, possiamo praticamente consegnare i set voci che abbiamo preso praticamente durante tutto il gioco. Quindi i set finestre alla nana, i set voci a lei, gli ingredienti ovviamente a Rezzo, i set... quali altri set abbiamo? Ah, i set suoni, che per il momento ancora non possiamo dare a nessuno perché non abbiamo un fonologo, ma vi posso dire che arriverà presto, o comunque arriverà prima o poi, perché tanto arriverà. E detto ciò, dobbiamo portarlo al castello, quindi... purtroppo questo episodio mi sa che durerà un bel po'. Durerà un bel po'. Ecco qua. Wow, questo è il castello di Vostra Altezza, eh? Fantastico. Ce la metterò tutta. Sono onorata di essere nella vostra squadra, Altezza. Ok, e lei qua ora se ne va. Ecco qua, e lei ha lasciato praticamente la squadra. E una volta che lascia la squadra, dobbiamo ritornare nuovamente ad Estrise e successivamente a Nirva. E lo so, ragazzi, purtroppo i reclutamenti in questo gioco, così come in alcuni Shuikoden, sono effettivamente tediosi. In alcune parti sono veramente fastidiosi e... sì, purtroppo succede. Ok, eccoci qua. Sì, dobbiamo andare all'isola di Nirva. Allora, a questo punto dobbiamo raggiungere una zona della città nello specifico, che però non mi ricordo qual è. Quindi io credo che girando tondo forse... ah, aspetta, ah no, qua mi sa che il cambio mappa. Sì. Oddio, vediamo. Boh, giriamo, ragazzi, perché non mi ricordo dove andare. No, non devo andare qua. Qua si ci può andare? No. Se non ricordo male, dovrebbe apparire tipo una specie di... dovrebbe apparire una sorta di dialogo, cioè dovrebbe partire una scena, come è successo per Kisato, perché qui i personaggi si reclutano così, praticamente, con delle piccole missioncine molto molto facili e semplici da risolvere. Però non mi ricordo dove andare. Sì, mi sa che farò un taglietto forse, vediamo. Allora, proviamo a scendere. Ah, ecco. Bene, così va bene, state attenti. Ma guarda, Vostra Altezza il principe di Falena. A cosa servono quei cannoni sulla nave? Sono le armi segrete della Federazione degli Stati Insulari, i cannoni runici. Trasformano la potenza di una runa in un proiettile di luce concentrata. Possono affondare anche le navi più potenti, almeno, così dicono. Veramente, io non li ho mai visti in azione.
E poi, a dirla tutta, non ci sono gusci da sparare. Abbiamo perso la tecnologia per costruirli. Perciò a che serve avere dei cannoni del genere, giusto? Beh, un bluff ben giocato può portare grandi vincite. Esatto. A questo punto bisognava andare alla locanda. Se non ricordo male, perché ora alla locanda dovrebbero spuntare praticamente due personaggi nuovi. Qui. Eccoli qua. Per quanto tempo dobbiamo restarcene qui a non fare niente? Ehi, rilassati, non c'è fretta. Questo è un lavoretto comodo comodo. Non credo che sia giusto rimanere qua con le mani in mano. Oh, smettila. E poi è probabile che sia una falsa pista. Può essere, però è compito nostro scoprire se è falsa o no. Va bene, d'accordo. Capisco la tua eccitazione per questo nuovo incarico, ma non devi essere così apprensiva. Oh, Nelis e Yar, vero? Vice capitano Bernadette. Bene, bene, pensavo che foste a Falena per affari. Cosa vi porta qui? Certi affari... Questo è il principe Joe di Falena. Principe, questi sono Yar e Nelis, due fedeli sottufficiali di mio padre. È un onore. Ho sentito della vostra impresa al Grande Faro, notevole per un giovane della vostra età. Cosa vi porta nell'isola di Nirva? Volevo farvi la stessa domanda. Siete qui perché avete scoperto qualcosa, vero? Beh... Oh, scusate, non potete parlarne qui. Capisco. Buona fortuna a tutti e due. Giusto, Yar? Sì, certo, ci pensiamo noi. Ok. A questo punto ce ne possiamo andare. Ora, appena ce ne possiamo andare... Facciamo... Dobbiamo fare praticamente in modo di ripartire. E apparirà un'altra scena. Pronto a tornare a casa? Sì. Ecco qua. Principe Joe, vice capitano Bernadette, aspettate. Ecco qua. Che c'è? State tornando a Falena, vero? Potremmo venire con voi. Anche voi volete venire a Falena? Principe, che ne pensate? Prego, venite pure. Ci state dando una grossa mano. Grazie mille, scusateci per l'incomodo. Ok, e loro sono entrati in squadra. Io però non li utilizzerò. Anche se non sono male, perché comunque lei è una buona maga, lui è un buon spadaccino, però... Io il mio party per il momento ce l'ho. Avrò poi il party finale che vi farò vedere. Ma per ora va bene così. Ufficiale Yar. Ecco qua. Quello è... Non c'è dubbio, un cannone runico. Principe Joe, portate la nave verso quella luce, vi prego. Principe, ve lo chiedo anch'io. Vi spiegherò tutto dopo, adesso dobbiamo fare in fretta. Grazie molte. Qua ragazzi, fate attenzione a quello che rispondete perché potreste perderli. Il comando della flotta ci ha ordinato di cercare i gusci runici scomparsi. Dobbiamo recuperare i gusci runici da magazzini nascosti o navi affondate, ovunque possano trovarsi. Dobbiamo evitare che vengano usati dai pirati o da nazioni nemiche. Quindi sentite qual è la loro missione, no? È un banco di scogli. Il cimitero di molte navi, sicuramente. Non avvicinatevi troppo o ci areneremo. Il cannone runico deve trovarsi da qualche parte tra questo banco di scogli. Non è un luogo molto accogliente, ma non abbiamo scelta. Dobbiamo andare a dare un'occhiata. E allora verremo anche noi. Non c'è bisogno, questo è un compito nostro. Aspettate qui. Dopo essere arrivata fin qui, non me ne starò certo qui in disparte a vedere cosa succede. E neanche il principe. Ma... Per me va bene. Le ricerche saranno più veloci se viene qualcun altro, giusto Nelis? Sì, signore.
Ok, questi sono tra l'altro, vedete, altro dungeon, quindi... E tra l'altro questa è una side quest che giustamente ci porterà al compimento di questo reclutamento. Allora, anello dell'acqua. Infatti, come notate, abbiamo il personaggio con noi e non Leon. Credo che qui i nemici siano più scarsi, quindi per questo non ci sono combattimenti inferiori. Abbiamo la runa del re che ci aiuta tantissimo qua. I nostri personaggi sono a livello 40 e oltre, quindi dovremmo essere già sufficientemente forti. Allora, non mi ricordo se devo andare di qua. Vediamo dall'altro lato se c'erano... Perché qua forse c'erano dei forzieri che dobbiamo fare attenzione, esatto. Perché corazza Tyra. Dobbiamo fare attenzione a non perdere questi forzieri. Perché non ricordo se qua ci si poteva andare, ma credo di no. Cioè, credo che questa sia una zona unica. Ecco qua. Dobbiamo sconfiggere il boss. Ma che diavolo è? Yes! Boss fight. Allora. Noi ovviamente andiamo praticamente aggressivissimi. E dovremmo one shotarlo in un turno. Credo, eh. Non ne sono sicuro, ma credo che lo shottiamo in un turno. Here we go! Prince! Esatto. Arrivederci. Sfera dell'acqua, pelle fluida, pezzo sigillo fuoco e pietra fortuna. Ecco, queste pietre sono molto 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 importanti. Ora è chiaro, sentivo che a ridurre le navi in quelle condizioni non erano stati solo gli scogli. È stato quel mostro. Se la nave del principe fosse stata danneggiata, saremmo rimasti qui a morire arsi dal sole. Grazie al cielo abbiamo sconfitto quella bestia prima che potesse causare altri danni. Ok, ora si può proseguire, perché ormai è finito il dungeon praticamente. Cioè il dungeon era soltanto fino a questo boss. Ora non c'è più niente da fare praticamente. È tutto dritto fino alla fine della quest. Per poi reclutare i due personaggi. E tra l'altro, ragazzi, qua ve lo dico, cosa molto importante, perché veramente è una cosa importantissima: non sbagliate risposta. Questo è una nave della flotta della Federazione. A giudicare dallo scafo, non c'è dubbio che si tratti del Kerzalik, una nave scomparsa oltre 60 anni fa. Secondo i documenti, scomparve durante il viaggio dalla base dell'isola di Nirva al quartier generale di Obel. Ufficiale Yal? Yal, ti sei ricordato di quei documenti così a memoria? È il mio lavoro, vice capitano. La Kerzalik aveva dei gusci runici a bordo. Cosa? Prima dell'ultimo viaggio della Kerzalik fu scoperto il magazzino segreto di un famosissimo pirata. Era pieno di tesori e, ancora più importante, di decine di gusci runici. Fu la prima scoperta di gusci runici dopo decenni e causò un bel po' di trambusto. I gusci furono subito caricati sulla Kerzalik per essere trasportati al quartier generale di Obel. Ma la nave non raggiunse mai la sua destinazione. Anzi, finì per arenarsi su questo banco di scogli. Esattamente. Credo che abbiano fatto tombola. Diamo un'occhiata all'interno. Allora, io devo tornare però un attimo indietro perché devo controllare se lì c'era un forziere nell'altra parte qua. Eh sì, perché qui bisogna controllare tutti gli spazi e tutte le robe. E infatti, stivali luna pallida, qui non c'è nulla. Qui, ragazzi, vi stavo dicendo appunto che sarà molto importante la risposta che dovremo dare alla fine. Perché in base alla risposta che noi daremo, purtroppo potremmo perdere il reclutamento di questi personaggi.
Cioè, voi avete sentito finora, ovviamente. Cioè, allora, la risposta in realtà è molto logica. Perché ovviamente noi stiamo ascoltando qual è la missione di questi due soldati, no? Di questi due sottufficiali. Ovvero la distruzione, o comunque la sparizione, la, diciamo, indagare su quelli che sono i gusci runici. Quindi il nostro obiettivo è, ecco, là ci sono i piratozzi, però per il momento vediamo se qua c'era, esatto, set di finestre, questo ci interessa, e ora possiamo andare dai nostri amici piratozzi. Ecco qua, e qua finire la quest. Fermo, chi sei? Oh, siete persone vere, siamo salvi. Evviva! Evviva! Perciò eravate venuti qua alla ricerca dei gusci runici, ma quel mostro ha affondato la vostra nave. Sì, ci siamo lasciati trasportare dalla nostra avidità. Dato che i gusci runici possono affondare le navi della Federazione, vengono pagati una fortuna. Se avessimo messo le mani sui gusci runici, saremmo diventati degli eroi tra gli altri pirati. Abbiamo trovato i gusci runici, ma non potevamo andarcene da qui. L'unica cosa da fare era sparare i gusci nella speranza di attirare l'attenzione di qualcuno. A noi non interessa essere messi in galera, potete anche prendervi i gusci runici. L'unica cosa importante è che siamo vivi. Oh cielo. Qual è la situazione? Molti gusci sono ancora utilizzabili. Sono in ottime condizioni considerando che stanno qua da 60 anni. Se questi gusci fossero arrivati sul mercato, non oso pensare a cosa sarebbe potuto succedere. Io pensavamo che non ci saremmo mai liberati di quella orrenda bestia, no? Eh già, è impossibile, ancora vivo. No, la Helmerak. Esatto, qui non ho risposto. Ecco qua. Completamente distrutto. Mio Dio. Il cannone runico. Che arma terrificante. Ecco. Questa, ragazzi, è la risposta che bisogna assolutamente dare in maniera corretta. Ovvero, dovrebbe essere distrutta. Cosa? Che coincidenza, è proprio quello che volevo suggerire. Ufficiale Yar, volevate dire che non si può permettere che esista un'arma tanto terribile, giusto? Ma la nostra missione era trovare i gusci runici e recuperarli. I gusci runici sono stati individuati, ma erano inutilizzabili, quindi sono andati distrutti, giusto? Giusto, vice capitano Bernadette? Io sono qui in veste di membro dell'esercito di Avalanche. Non di vostro superiore, non dirò nulla. Hai sentito il vice capitano? Qualche problema? No, signore. E allora facciamolo. Al mio segnale. Esatto, vedete? Se noi avessimo risposto ne vogliamo uno anche noi, avremmo perso i personaggi. Forza, datevi una mossa. Evviva, persone, civiltà, siamo tornati, grazie mille. Voi siete in arresto, questa non è una festa. Vostra Altezza, siete molto gentili ad aiutarci a trasferirli. Siamo in debito con voi, grazie molte per il vostro aiuto. Noi andiamo allora. Cosa? Sarebbe fantastico. Ufficiale Yar, ma la nostra prossima indagine... La nave naufragata con i gusci runici potrebbe essere stata portata dalla marea verso Falena. Bisogna verificare immediatamente questa ipotesi. Una storia del genere, giusto? Ma si capisce subito che... Però ripagare la gentilezza di questi amici è un dovere altrettanto importante o no? Beh, se la mettete in questo modo... Però anche così... Vice capitano Bernadette,
Come ho detto in precedenza, io non dirò nulla. Fate ciò che vi dice la coscienza. Se potessi dire la mia, vorrei che veniste, ovviamente. Sì, vice capitano. Principe Joe, forse non vi saremo di grande aiuto, ma accettiamo la vostra offerta. E qui abbiamo ufficialmente reclutato anche loro due. Ok, qui ragazzi per il momento abbiamo finito i reclutamenti. Quindi non c'è più nulla che dobbiamo fare, perché bisogna necessariamente... Ah ecco, si può tornare a visitare la nave in rovina. Ok, perfetto. Pensavo di no in realtà, pensavo non ci si potesse tornare più. Invece sì. Ok, vabbè, giustamente se avete dimenticato i forzieri potete tornare a riprenderli, ma è veramente difficile missarli, perché comunque è tutta una, diciamo, un dungeon, chiamiamolo così, molto lineare. Quindi è veramente semplice trovare tutto a prima botta, quindi. Però non ricordavo ci si potesse tornare. Carina questa cosa, ovviamente. Ok, detto ciò, noi dobbiamo tornare praticamente al castello, perché una volta tornati al castello dobbiamo entrare nuovamente nella sala da guerra, nella sala della guerra anzi, per continuare la storia, perché qui adesso abbiamo fatto tutto il necessario per reclutare tutti i personaggi che in questo momento ci servono, e quindi possiamo proseguire con la storia. Detto ciò, credo che adesso abbiamo registrato un bel po', spero che il video possa esservi stato utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Adios!